ARSMAR, l'arte delle scienze marine, nasce dalla collaborazione tra degli istituti di ricerca, due istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto di Scienze Marine e l'Istituto di Scienze Polari, dall'Università Ca' Foscari e da IUAV, con le realtà artistiche della città di Venezia, l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio e gli studenti delle università. Ogni ricercatore ha presentato una parte del suo lavoro, un articolo, un progetto scientifico, una metodologia, che poi successivamente gli studenti hanno dovuto reinterpretare in chiave artistica. L'opera che ho realizzato in collaborazione con il mio ricercatore si ispira alla sua ricerca, che principalmente sono le microalghe. A me ha colpito il fatto che i microorganismi che si trovano negli oceani e nel mare cambino molto spesso le microplastiche per microalghe. E quindi l'ho voluto riprendere questo concetto in pittura. Noi ne abbiamo scelto di accompagnare l'opera sempre da un abstract artistico e da un abstract scientifico. E questo l'abbiamo fatto per dare rilevanza a questa dimensione coautoriale dell'opera ed è qualcosa a cui teniamo molto. Queste opere non sarebbero nate senza una relazione profonda di conoscenza. Il ricercatore è colui che ricerca, è l'attore che cerca le risposte a alcuni quesiti. È chiaro che però la comunicazione di tutto quello che il ricercatore scopre non può rimanere soltanto confinata tra i suoi simili, deve poter uscire fuori dal suo ambito, proprio perché deve diventare universale. Il quadro è solo una parte dell'opera, perché è un'opera che è stata realizzata a quattro mani da me, un'altra ragazza, Giorgia Velluti, e io e Giorgia abbiamo deciso di dare importanza a un'area geografica. Non ero mai entrata nello specifico di alcune tematiche, come invece ho potuto fare attraverso le ricerche appunto dei ricercatori. Ho proposto di introdurre per questa seconda edizione un nuovo elemento che è il colore rosso. Quindi abbiamo chiesto alle coppie di artisti e di scienziati di aggiungere nel loro lavoro di collaborazione anche questo aspetto. Il rosso perché? Perché il rosso è un colore che da un lato simboleggia la distruzione, il fuoco, oppure l'allarme. D'altro canto è anche però un colore che è simbolo della passione, della forza, è una richiesta di azione per dare il proprio contributo che possiamo dare tutti.